Sono 123 i comuni marchigiani che hanno superato il 65% di raccolta differenziata prevista dalla legge dell'anno 2014 e che si aggiudicano i 95.000 euro messi in palio dalla Regione Marche. Nella provincia di Pesaro Urbino sono 20 i comuni che si sono aggiudicati il titolo di comune riciclone per la Regione Marche nell'anno 2015, aumentando di fatto i comuni virtuosi rispetto alle passate edizioni. È una provincia riciclona che sta ottenendo dei risultati importanti, aumentiamo il numero dei comuni che hanno raggiunto le percentuali del 65%, lo scorso anno eravamo a 17, quest'anno a 20. Proprio su quest'ottica abbiamo cercato di dare anche un input da un punto di vista programmatico nell'ATA dei rifiuti, prevedendo un comitato tecnico composto da 12 sindaci che dovranno aiutare i comuni che in questo momento non stanno raggiungendo le percentuali. Oltre a questo mettiamo in campo anche le buone prassi per, diciamo così, incentivare anche il riutilizzo di materie prime come vetro, carta, plastica, una maniera un po' innovativa e moderna per poter centrare degli obiettivi che fanno parte poi della nostra cultura ambientale del nostro territorio. Questo dato testimonia il forte interesse delle amministrazioni comunali su questo fronte, ma è necessario accompagnare coloro che ancora non hanno ottenuto buoni risultati, puntando sul passaggio da tassa a tariffa, così da perseguire un sistema più equo ed efficiente. Questa è una regione che, insomma, anche grazie alla competizione che mettiamo in campo tra i comuni, premiando i più bravi e non premiando i meno bravi, ha portato questa regione ad essere la quarta regione in Italia per percentuale di raccolta differenziata, con risultati davvero straordinari in tanti comuni, con alcune province più brave, come la provincia di Macerata, altre province molto meno brave ed alcune che sono, insomma, una via di mezzo, come è successo soprattutto nel passato per Pesaro Urbino. Buona performance anche del comune di Fano, che è tra i comuni premiati con un 72,78% di raccolta differenziata. Un altro risultato comunque importante, tangibile, che certifica dopo anche il premio che ha ricevuto il comune di Fano poche settimane fa dall'ANCE a livello nazionale, che il nostro è un comune insieme anche a una serie di soggetti, di attori importanti, penso in primo luogo ad ASET SPA, che in questi anni sul tema della raccolta differenziata piuttosto che del riciclo sta investendo e sta portando a casa anche dei risultati importanti, risultati che hanno una ricaduta poi sulla qualità della vita della nostra città. Il riconoscimento che oggi il comune di Fano ottiene è un altro importante tassello all'interno di un mosaico che un po' alla volta stiamo andando a completare.